In azione sin dal primo momento, sin dall'allestimento della tenda di pre-triage all'ospedale Luigi Curto di Polla, quando il coronavirus era solo una minaccia e ancora non era arrivato nel Vallo di Diano, la protezione civile Gopi Ampas di Polla continua ad essere in prima linea. Infatti poi ha lavorato per diffondere tramite altoparlante le disposizioni ricevute dal COM 13 della comunità montana Vallo di Diano. Questo è avvenuto nei giorni successivi al primo preallarme e ora è in campo per distribuire la spesa e i medicinali ai cittadini di varie comunità del comprensorio. I volontari, sotto la guida di Angelo Caso, sono all'opera nei comuni di Auletta, Pertosa, Polla, San Pietro, San Rufo, Atena Lucana e stanno dando il massimo per supportare le persone. Lavorano praticamente 24 ore su 24, supportando il lavoro delle forze dell'ordine e cercano di essere un punto di riferimento per l'intera popolazione.